Che qua dopo un presidente, un altro presidente, dopo il presidente Fiori, diamo il benvenuto al presidente Marco Perugini. Buongiorno, Buongiorno Carlo Santini, presidente. buongiorno. Allora, avvicina leggermente il microfono, appena, ecco così, perfetto. Marco Eccoci. Perugini, amico da un po' di anni, per cui anche con lui il tu è quasi d'obbligo, sarebbe imbarazzante No, è obbligatorio. mantenere un lei che non ci appartiene. Allora, con te, Marco, voglio fare il gioco del personology, del librone personology, che è un libro che ha la presunzione di dire qualcosa di più in base al giorno di nascita, il 25 maggio, giusto? Sì, Ho esatto. indagato bene. Il giorno dell'audace, questa è già Il giorno l'introduzione. dell'audace. Più o meno sofisticati che siano, i nati il 25 maggio sono dei combattenti. Possono dedicarsi a sostenere una causa, un'idea, il loro paese o la famiglia. In nessun caso il loro atteggiamento nei confronti del mondo sarà antiquato o conservatore, ma anzi sarà sempre estremamente in linea coi tempi. Bello, posso usarlo anche come descrizione al mio Non profilo l'avevo letto Facebook. prima, io non li leggo mai prima e siamo sempre tutti molto impressionati. Bello. Lo stesso giorno, non lo so, adesso qui non commentiamo, è nato anche Bruno Vespa. Beh, potrebbe essere È un interessante grande anche questo. giornalista. Robert Ludlum, scrittore statunitense, molto noto in Italia per i bestseller, e tra i pregi, idealista, duro e adattabile. Strano, idealista, duro. Idealista, no, no, No? no, idealista meno, molto pragmatico. Molto pragmatico. Allora, Marco Perugini, noi l'abbiamo invitato qua perché è il presidente del Consiglio Comunale. Esatto. Allora, qualcuno dirà: che cos'è il presidente del Consiglio Comunale? Io apprenderei proprio questa domanda. Ah, Che prima. cos'è il presidente del Consiglio Comunale? Il presidente del Consiglio Comunale è colui che rappresenta tutti gli eletti in Consiglio Comunale a Pesaro. E cos'è il Consiglio Comunale? È di fatto l'assemblea cittadina per eccellenza. Come ricorderete, quando andiamo nell'urna elettorale, votiamo il nostro candidato sindaco e il nostro candidato in Ti vediamo all'opera Consiglio, qua. Comunale. Sì, come vedete, questa è la sala del Consiglio Comunale che purtroppo non vediamo in presenza da ottobre. Ma nell'emiciclo, ovvero il semicerchio, sono seduti tutti i consiglieri e di fronte a me sono seduti nel banco la giunta ed il sindaco. Io sono insieme al segretario generale in alto. Come vi dicevo, è l'assemblea cittadina che ha scopo di indirizzo e controllo sull'attività dell'amministrazione, quindi l'indirizzo si svolge chiaramente con tutta quella serie di atti che consentono alla città di avere un bilancio Certo. solido, di fare delle scelte amministrative e controllo sull'attività della Giunta, perché la Giunta si propone il primo giorno di mandato con un programma elettivo e il Consiglio Comunale deve controllare. Poi dopo c'è tutta una serie di strumenti che consentono al Consiglio Comunale di fare proposte, di fare interrogazioni alla Giunta, però di fatto, insomma, la sostanza è indirizzo e controllo. Un po' quello che succede a livelli diversi con l'indirizzo il potere legislativo del Parlamento e chiaramente quello esecutivo del Del Consiglio dei governo, perché Ministri, c'è una esatto. differenza di poteri. Io rappresento tutti gli eletti in Consiglio Comunale, rappresento di fatto la città perché rappresento gli elettori che di conseguenza hanno eletto i consigli comunali e rappresento l'istituzione Consiglio Comunale. Il mio compito è quello, tra i tanti, di far funzionare il Consiglio Comunale in maniera corretta, quindi che ci sia uno scambio naturale, equilibrato tra i vari consiglieri comunali, che tutte le attività dei consiglieri comunali siano soggette al regolamento del nostro Consiglio Comunale, quindi consentire loro di avere tutte le possibilità e gli strumenti necessari. Non ci aspettavamo una pandemia come tutti, e Eh certo. quindi anche quello che ritenevamo naturale, ovvero un confronto in presenza, quello che per eccellenza è un Consiglio Comunale, abbiamo Certo. dovuto ridiscuterlo tutto. Riorganizzarlo completamente, però insomma diciamo che siete stati pronti sulla base di una esperienza non da poco, perché tu vieni da un'esperienza di 10 anni, 10 anni da consigliere, per Sì. cui l'idea di dire benissimo, dobbiamo rimboccarci le maniche e reinventare un po' quello che si può definire il layout del Consiglio Comunale, non è che si appoggia su qualcuno che era appena arrivato, insomma si appoggia su qualcuno Sì, che un'esperienza ce l'ha. io così, vantavo un'esperienza di 10 anni in Consiglio Comunale, sono stato eletto a 21 anni, esattamente dopo 10 anni sono stato eletto presidente del Consiglio Comunale e questo mi ha dato l'opportunità di sapere quali fossero chiaramente le esigenze, le attitudini di un consigliere comunale che nel proprio tempo libero dedica il proprio tempo appunto alla vita pubblica. E
E quindi questo mi concede la possibilità di capire meglio e comprendere meglio quali sono le esigenze, di sapere quali sono le leggi, i regolamenti che impongono un consiglio comunale, un'amministrazione di lavorare per la propria città. È chiaro che, come diceva anche il libro poco fa, il mio spirito innovativo e pragmatico mi ha permesso anche questo di, all'inizio della pandemia, di rivoluzionare completamente le regole del gioco. Chiaramente anche questo è permesso da una legge, ma quello che prima io ritenevo un cambiamento necessario, quello di volturare un po' tutto l'atteggiamento e i compiti dei consigli comunali in un approccio digitale, è arrivato poi per forza con il Covid. Quindi certo. Il Covid ci ha imposto un approccio digitale. Questa mia predisposizione mi ha permesso di lavorare meglio con certi strumenti, abbiamo fatto degli investimenti nuovi, la sala del Consiglio Comunale, che speriamo di tornare presto a frequentare, avrà un allestimento nuovo. Noi in questi mesi non abbiamo mai fermato la nostra attività amministrativa e del Consiglio Comunale, perché abbiamo fatto tutto in videoconferenza. Dal primo lockdown dell'8 di marzo, noi già il 10 eravamo in videoconferenza, perché eravamo già dotati di strumenti che io ho voluto fortemente che i consiglieri avessero per lavorare, e quindi non abbiamo mai fermato l'attività. Un'attività importantissima, perché il Consiglio Comunale autorizza anche le spese, quelle che abbiamo avuto grazie ai contributi del governo e non solo, quelli dell'amministrazione, per i buoni spesa, gli aiuti economici alle famiglie, alle imprese. Quindi tutte queste spese le autorizza il Consiglio Comunale. E se è cambiato il modo di confrontarsi, le regole non sono cambiate dei processi amministrativi, quindi va approvato un bilancio, certo. Va discusso, la democrazia non si ferma, e quindi tutte queste attività le abbiamo dovute fare, insomma, molto velocemente, perché è bene discutere, ma è bene anche dare delle risposte. Quindi i buoni spesa sono arrivati la domenica notte dopo un consiglio dei ministri. Noi nel giro di una settimana siamo riusciti, grazie al lavoro dell'amministrazione ma come consiglio comunale, a destinarli per le famiglie pesaresi. Mi viene da dire che ancora di più è necessario avere prima di tutto le idee chiare e poi avere un'abilità a gestire una presenza in in non presenza, una piattaforma, non so se usavate Zoom chi fosse, uguale, diciamo è ancora più necessario avere autorevolezza e avere le idee chiare, perché poi non c'è la possibilità come in presenza di dire adesso basta, si fermi perché il tempo è scaduto, eccetera. Cioè, comunque nel mondo della distanza digitale è un po' più complicato tutto da gestire, no? Mi sbaglio? Sì, è più complicato, soprattutto io dal primo giorno da presidente del Consiglio Comunale ho dovuto lottare con quelle che sono le mie caratteristiche, un po' il mio carattere, quindi l'autorevolezza non mi apparteneva così tanto da dover rigorosamente far rispettare un regolamento. In Consiglio Comunale devo gestire 31 consiglieri comunali, la giunta, il sindaco, gli interventi, e quindi può capitare, insomma, a volte di imporsi nel rispetto delle regole, chiedere a un consigliere di mantenere i tempi nel rispetto della democrazia, chiedere al sindaco di mantenere i tempi alla stessa a livello di un consigliere comunale. Quindi questo rigore che io nel mio primo discorso avevo decantato, sto riuscendo a mantenerlo, però insomma non era una predisposizione, le cose si imparano, certo. C'è uno studio anche dietro a questo, lo studio dei regolamenti, la conoscenza in questo caso è indispensabile. Io penso che ci siano alcuni punti di osservazione rilevanti in città, no? Naturalmente uno è quello che può avere il sindaco, gli assessori nel loro campo. Credo che il tuo punto di osservazione proprio nei confronti della città tutta, non solo del Consiglio Comunale, sia un punto a cui posso fare la domanda: come va? Come va la città? Sì, il mio punto di vista è quello forse un po' più trasversale, perché me lo impone il ruolo, no? Io rappresento tutto l'arco del Consiglio Comunale, quindi da destra a sinistra, centro, giallo, verde, blu. La città ha avuto una grande botta nel 2020, l'Italia l'ha avuto, ma la provincia di Pesaro Urbino in particolare, prima di tutti. E questo essere colpiti per primi forse ci ha dato anche il modo di prepararci per primi poi alla seconda ondata. La città ha sofferto e soffre ancora tanto, nel particolare tante categorie non destinatarie dei tanti aiuti economici da parte del governo, ma l'amministrazione e il Consiglio Comunale hanno voluto chiaramente coprire quei gap che non erano stati coperti dagli interventi del governo. Faccio l'esempio delle agenzie viaggio, il mondo del wedding,
tutte quelle categorie, nicchie, gli operatori dello spettacolo, un grande anche supporto da parte del nostro vice sindaco, assessore alla cultura Vimini, anche su questo. Cioè c'erano categorie che in qualche modo erano rimaste indietro, mentre altre avevano comunque in qualche modo avuto i ristori non esaustivi, però altre erano completamente lasciate fuori da questo tema, quindi l'amministrazione ha risposto. Oggi è una città che è pronta a ripartire, è una città su cui abbiamo investito tantissimo sul tema della vivacità, sul tema dell'arricchimento culturale, sul tema del ripopolamento degli spazi, sulla riqualificazione degli spazi, quindi questo oggi ci consente anche di rivivere diversamente questi spazi e dare l'opportunità a tutti di lavorare su questi spazi e riviverli con un evento culturale o un evento sociale. Questo è lo sforzo che sta facendo l'amministrazione, che come Consiglio Comunale e la maggioranza che supporta questa amministrazione stiamo facendo, non lasciando mai indietro nessuno. C'è un'attenzione molto importante da parte, questo sì, devo ammetterlo, del Consiglio, ma anche dell'amministrazione, per l'ultimo della fila, io lo chiamo. Noi dobbiamo pensare come amministratori agli ultimi della fila. Il primo della fila non ha un problema, perché lui sa già di avere delle difficoltà, ma è il primo della fila, e quindi, faccio l'esempio delle Poste, sì, no? Sì, sì, chiaro. Lui sa, l'ultimo della fila non sa. Non sa neanche se troverà ancora aperto. Ancora, quando troverà aperto, se riuscirà. E noi dobbiamo pensare agli ultimi della fila. Certo, Pesaro certo. Vanta questa caratteristica. Secondo me, il Consiglio Comunale e tutti gli amministratori pensano agli ultimi della fila. Andando sul concreto adesso, dopo aver fatto questo quadro che secondo me è molto importante perché permette a chi è a casa e a chi è interessato a questi temi di capire anche che cosa succede nel momento in cui si mette la crocetta sul voto e di capire poi cosa succede dopo, e credo che sia un buon ruolo quello di spiegarlo. Andando sul concreto, ci fa un gran parlare del San Benedetto in questo periodo. Sono 10 anni che era tutto fermo, non si sapeva, andava, non andava, cade, non cade, è nostro, non è nostro, ma insomma, e poi adesso invece tutti parlano del San Benedetto, lo diciamo per capirci, è l'ex manicomio, l'ex ospedale psichiatrico chiuso da dalla legge Basaglia dell'81, per cui chiuso da quei giorni e per cui insomma comincia a essere un po' tanto tempo. E in questi giorni si sta muovendo qualcosa, anche grazie a una tua iniziativa, se non sbaglio. Sì, adesso grazie solo a me no, nel senso che il Consiglio Comunale, cercando di prendere in considerazione quello che la città respira, ha voluto prendere in mano, come l'amministrazione ha fatto, poi vi spiegherò come, il tema del San Benedetto. In verità se ne parla da più di 40 anni, quindi adesso abbiamo smesso di parlare, in verità. Chi continua a parlare, giusto che continui a farlo, ma noi cerchiamo di agire. Cioè, chi non era nato, non te non eri nato. No, io sono nato nel 88. Però mi dicono che se ne discute anche da prima che nascesse. Esatto, la preistoria. Sulla destinazione. Sappiamo benissimo che è un'area che è gigantesca, che insiste proprio nel centro città. È un'area di proprietà della Regione Marche, quindi di ASUR, dove dici il comune cosa c'entra? Non c'entra il comune come proprietà, ma il comune ha delle competenze di pianificazione urbanistica, insiste sul territorio comunale, certo. Quindi una sorta di programmazione, azione nei confronti di questa struttura si può fare. È chiaro che se pensate sul valore immobiliare iscritto proprio nei bilanci della Regione all'epoca di quell'immobile, che era oltre i 20 milioni di euro, capite che il Comune di Pesaro ha un bilancio di 100 milioni, un terzo del bilancio, esatto, almeno lo dedicasse a quella cosa lì, vuol dire che dovremmo rinunciare a tutto il resto, da quello più basilare agli investimenti più importanti. Quindi capite quanto è importante. Allora, negli ultimi 10 anni in verità non è stato ferma la questione. L'amministrazione, insieme alla Regione all'epoca governata da Luca Ceriscioli e con il consigliere Biancani, abbiamo chiesto all'Agenzia del Demanio di ristimare quell'immobile, perché anche se avesse voluto metterlo sul mercato la Regione, dire non siamo in grado di farci niente, certo, chiediamo un investimento privato, una progettazione privata, sarebbe stato insostenibile quei valori immobiliari, fuori tempo, fuori da qualsiasi tipo di sostenibilità. E quindi abbiamo chiesto in questi anni di rivedere le stime, e questo è stato fatto in questi anni. In verità erano carte, non si vedeva materialmente niente, certo, ma è stato fatto. Alcune messe in sicurezza che abbiamo sollecitato, perché è un patrimonio insomma architettonico importante, che abbiamo chiesto anche di mettere in sicurezza, soprattutto quello che dà sulla pubblica via, via del Governatore e Corso 11 Settembre. E quando quest'anno ci siamo chiesti effettivamente come potevamo mettere mano a questa struttura, a questo immobile gigantesco, in virtù
delle grandi opportunità che stanno arrivando dall'Unione Europea, dallo Stato certo. centrale e dalla stessa regione, come poter usufruire di questa opportunità. E abbiamo chiesto alla regione, e ho voluto io fare un atto politico importante, perché sappiate che nel momento in cui si decide qualcosa, se siete tutti d'accordo, forse si arriva all'obiettivo. Se non siete tutti d'accordo, ognuno rischia che alza la mano, l'obiettivo certo. non si centra, anzi, forse non si parte neanche con una progettazione. Quindi avere un accordo politico di tutta la città, di tutti coloro che rappresentano la città, nei confronti della regione, proprietaria dell'immobile, che doveva decidere se mettere all'interno di questi finanziamenti, della progettazione di questi finanziamenti, l'immobile, era molto importante. Quindi ho proposto un ordine del giorno, l'ho proposto a tutti i capigruppo del Consiglio Comunale, Forza Italia, Lega, Movimento 5 Stelle, Liste Civiche, Partito Democratico, tutto l'arco. E con questo documento abbiamo detto, per noi è essenziale mettere mano il prima possibile a quella struttura con le progettualità più idonee che riterremo, con destinazioni culturali, certo. destinazioni residenziali, socio-residenziali, quello che è il tempo opportuno, ma di farlo subito, perché bisogna metterlo all'interno dei bandi per recovery plan o altre certo. linee di finanziamento statale e comunitario che ci consentono di intervenire con cifre così importanti. La regione ha risposto subito, la regione insieme all'amministrazione e al sindaco hanno fatto una conferenza stampa poco dopo, quindi non solo grazie certo. a questo intento, ma pensate solo se non ci fosse stato un accordo chiaro, tra gli amministratori locali, no? Certo. Cosa la regione avrebbe potuto dire? Vabbè, certo. io mica c'ho solo San Benedetto nella regione esatto. Marche, c'ho altri San Benedetto, no? Esatto. Quindi esatto. avrebbero potuto semplicemente mettere, sapete cosa? Io metto un immobile che c'è a Recanati sulla progettazione chiaro. Del recovery plan. Invece questo è stato un atto forte. Un atto forte, soprattutto. Che ci ha consentito di partire, dire benissimo, secondo noi la sostenibilità, dice la regione, è quello che ha risposto Aguzzi in una missiva, insomma, di qualche giorno dopo, in una conferenza stampa con il sindaco, è quello di provare a partire per stralci funzionali. Questo certo. cosa vuol dire? Spacchettare, spezzettare, come qualcuno ha detto? No, rendere sostenibile l'intervento certo. con certo. i vari attori che abbiamo coinvolto, il Comune, l'ASUR, la Regione e l'Istituto Autonomo, l'ERAP, l'Istituto Autonomo delle Case Popolari. Sì. E tra l'altro con un ordine del giorno firmato da tutti e approvato da tutti, chiaramente si supera anche quella barriera inevitabile che c'è per il fatto che in questo momento la regione è amministrata da una forza di certo. governo diversa da quella certo. da cui è amministrata la città. Certo, e questa unione di intenti certo. rende ancora più forte un'azione politica del genere. Quindi discutere sì, parlare sì, fare meglio. Ma presentarsi compatti. Sì. E, siamo in chiusura, naturalmente, come sempre, dico sempre, quando si parla di cose belle, interessanti e se ne parla con tanta attenzione, il tempo vola. Volevo solo dirti che ieri, lunedì, ti avevo visto in diretta con la bandiera, una nuova bandiera, è una bandiera più inclusiva di quella che era la bandiera arcobaleno, c'è una novità nei colori della bandiera. Sì, questa è un'altra iniziativa di cui il Consiglio Comunale si è reso protagonista. Come sapete, sui diritti civili c'è una grandissima attività del Consiglio con la Commissione Pari Opportunità, Donne Elette. Abbiamo voluto rifinanziare ancora più fortemente il Centro Antiviolenza, che è un'eccellenza anche questa in Italia, che si occupa di proteggere le donne vittime di violenze domestiche in particolare, e c'è una rete fortissima che a Pesaro abbiamo voluto rifinanziare. E sui diritti civili abbiamo anche chiesto, il Consiglio Comunale ha approvato un indirizzo fortissimo, che l'amministrazione aderisse alla rete REDI, che è una rete nazionale dei comuni appartenenti a tutta alle tematiche, insomma, che riguarda le tematiche contro l'omotransfobia. Quindi tutta l'attività che ci consente di raccontare le buone pratiche per quello che oggi, secondo me, ma secondo insomma anche il dibattito attuale, deve riconoscere i diritti civili come diritti universali anche nei confronti di persone con diverso orientamento sessuale, di genere e quant'altro. Noi abbiamo voluto lo scorso anno erigere, non so come si dice, una bandiera arcobaleno, che è la bandiera che rappresenta, diciamo, la comunità LGBT e Baia Flaminia. Abbiamo poi voluto quest'anno issarne un'altra, che è ancora più inclusiva, troverete altri colori e rappresentano i colori, oltre a quelli dell'arcobaleno, del mondo LGBT, ma il mondo LGBT
plus, vuol dire che rappresenta tutte quelle comunità che oltre al mondo omosessuale, eterosessuale, transgender, rappresenta tutti quegli altri mondi. Quindi i colori che sono rappresentati nella bandiera sono tutte le comunità che oltre quelle che prima conoscevamo sono ancora più rappresentate in questo colore. Universo, tra l'altro, che è talmente vario che non si capisce più qual è la diversità e qual è la presunta normalità, insomma, è ora di superare. Io perlomeno trovo totalmente anacronistico tutto, purtroppo è cronaca di tutti i giorni, ma è una cronaca che mi mette di fronte a qualcosa che io trovo anacronistico nei tempi proprio e in tutto, perché non riesco più a capire come oggi si possa fare una riflessione come questa. Però purtroppo la cronaca tutti i giorni ci riporta a fatti che invece impongono comunque di tenere desta l'attenzione. Ed quello che dici, infatti, follia. È paradossale discuterne mentre accade questo tutti esatto, i giorni, no? Esatto. Quindi quasi dovrebbe essere una cosa normale in un altro paese. In Italia abbiamo bisogno addirittura di una legge per riconoscere violenti esatto. o aggravanti alcuni fatti nei confronti di persone infatti. Con diverso orientamento di genere. È una cosa di cui c'è proprio difficoltà a entrare a sintonizzarsi sul tema, perché dovrebbe essere un tema che non esiste più. Comunque ce la faremo. Allora, adesso noi abbiamo concluso anche con Marco Perugini, stiamo per andare in pausa, diamo gli esiti del nostro sondaggio. Abbiamo lanciato la proposta: per la vostra passeggiata preferite la zona mare o il San Bartolo? Al momento siamo sulla zona mare con il 70%. Strano, a dire il vero, perché per una passeggiata cosa c'è di meglio del San Bartolo? Vedremo, lo scopriremo nelle prossime ore, perché il sondaggio resta comunque in piedi. Seguitelo attraverso i social. Ringraziamo e salutiamo Yvonne, Stefania, Deborah, Giovanni, Luca, Barbara, che ci hanno mandato i loro saluti a loro volta attraverso i social, e ricordando a tutti di scaricare la nostra app gratuita, la app gratuita di Rossini TV, che vi permette di avere la televisione in tasca. Andiamo in musica, non prima di aver ricordato però che subito dopo avremo un collegamento straordinario. Ci collegheremo con il Kazakistan, 5.400 km, per andare a raggiungere un pesarese, uno chef da esportazione, come l'ho chiamato io. È un mio antico compagno di scuola, Giorgio Palazzi, che nel 92 si è trovato dalle parti di Almaty, o Almatà come la chiamano in gergo, in Kazakistan. Pakistan, e lì ha deciso, lo scopriremo dopo. Per adesso andiamo appunto ad ascoltare e vedere un video musicale. Sono i Cheap Wine, come sempre prediligiamo gruppi locali, con un video del 2017, Full of Glow, per l'animazione di un altro pesarese importante, Francesco Zanotti. Restate con noi subito dopo con Giorgio Palazzi, chef d'esportazione. Marco, grazie. Grazie a voi.